Un cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con la situazione contagi perché i numeri continuano a crescere, complice soprattutto quella che è la variante inglese e i colori delle diverse zone d'Italia in attesa del monitoraggio di domani potrebbero mutare di ora in ora. Per questo Guido Bertolaso, consulente del presidente della regione Lombardia per il piano vaccinale, teme che tutta l'Italia, tranne la Sardegna, si sta avvicinando in modo delicato verso la zona rossa e la Lombardia, per quello che è avvenuto nei mesi precedenti, è più vulnerabile rispetto alle altre regioni, ma non sono più così tanto preoccupato rispetto alle altre, ha detto Bertolaso, aggiungendo: è fuori discussione che c'è bisogno di proseguire la campagna vaccinale, si può fare molto di più rispetto a quello che già stiamo facendo. Se gli specializzandi non vorranno offrirsi per decidere appunto aiutare la somministrazione, c'è bisogno di ricorrere anche alla precettazione, perché per il consulente aderire è un obbligo e se non lo si vuole rispettare in modo volontario, che venga imposto praticamente con le leggi dello Stato. Nel frattempo in Sardegna il presidente Solinas ha detto che dalla prossima settimana partiranno i test per tutti coloro che intendono entrare nell'isola. Da lunedì, infatti, chi sbarcherà dovrà sottoporsi ad un test rapido e se il risultato è negativo si accede con tranquillità. In caso di positività scattano quelli che sono i protocolli previsti. Il governatore regionale ha spiegato di voler agire in questo modo per andare a difendere quella che è la pubblica salute. L'evoluzione della curva pandemica, come si diceva, preoccupa e non poco il governo Draghi e infatti l'esecutivo, dopo il DPCM che è stato varato e che entrerà in vigore il prossimo 6 di marzo, dando anche la possibilità ai governatori di chiudere le scuole anche in zona arancione e gialla, si pensa già a nuove restrizioni. Tra le varie ipotesi sul tavolo c'è il coprifuoco anticipato ed ulteriori limiti alla mobilità. I dati del monitoraggio settimanale potrebbero arrivare già oggi, mentre domani ci sarà un nuovo incontro della cabina di regia tra governo e regioni. Dunque la strategia di Palazzo Chigi è di agire in maniera rapida nei confronti delle amministrazioni locali, ovvero cercare di individuare quanto prima i possibili focolai e isolare quelle che sono le zone ad alto rischio. Dunque stop agli spostamenti, chiusure di tutte le scuole, bar, ristoranti e negozi, con la promessa però di avere ristori immediati. Passiamo ora ai dati Covid. Secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile sono 20.884 i nuovi positivi al test per il coronavirus, che sono stati 358.884 per un tasso di incidenza che tocca quota 5,8%. I deceduti sono stati 347, i guariti 14.068. Per quanto riguarda i posti letto, c'è stato un aumento di 193 persone per quanto riguarda la degenza ordinaria, mentre invece nel saldo complessivo si segna un più 84 per quanto riguarda invece i posti di terapia intensiva. In Campania il bollettino a cura dell'unità di crisi regionale fa segnare 2.635 nuovi positivi con 168 persone sintomatiche. I test sono stati 26.533, di cui 6.783 antigenici. Ancora alto il numero dei deceduti con 40 vittime, di cui 15 nelle ultime 48 ore e 25 in precedenza, ma contabilizzate soltanto nel più recente bollettino. I guariti sono stati 628. Per quanto concerne il report di posti letto su base regionale, ci sono 137 posti di terapia intensiva occupati a fronte di 656 disponibili, mentre invece per quanto riguarda la degenza ordinaria sono 3.160 i posti tra offerta pubblica
e privata ne sono occupati 1.356. Con questi numeri il rischio più concreto è che la Campania possa diventare zona rossa con il nuovo monitoraggio. Preoccupano non solo i ritardi nelle vaccinazioni, ma anche l'arrivo della variante inglese che dai dati sembra maggiormente contagiosa. Sul capitolo scuole si è espresso il nuovo ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi a Radio Rai 1, ha detto: in questo periodo le scuole non sono mai state chiuse, bisogna però iniziare ad aggiungere, fare dei percorsi di sostegno dei singoli, non con tutti seduti al banco fino al 30 giugno, ma con dei percorsi individuali. Gli insegnanti saranno presenti fino al 30 giugno per tutte le attività scolastiche. Noi siamo ancora a marzo, c'è tutto il tempo di verificare la perdita degli apprendimenti. I docenti stanno comunque già facendo questo lavoro. Si tornerà a scuola, ha detto il ministro, ragionando su quello che è avvenuto, però non cancellando quello che è stato effettuato con la didattica a distanza. Capisco il discorso appunto sulla didattica, ma la scuola è una scuola che si fa in presenza. In questo anno i nostri insegnanti hanno lavorato in situazioni molto difficili e questo va loro riconosciuto. Si tornerà poi in presenza facendo tesoro di questa esperienza. È fondamentale, ha concluso Bianchi, utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione. Questa idea di fare la lezione davanti al computer è stata superata perché è possibile mettere in collegamento i ragazzi lontani tra di loro. Bisogna allargare le capacità e apprendere quanto stiamo passando in questi mesi per poterlo poi eventualmente utilizzare in futuro. L'EMA ha avviato la valutazione del vaccino russo Sputnik V. Nel comunicato è stato specificato che è stata presentata domanda all'Unione Europea da parte della filiale tedesca del gruppo farmaceutico russo R-Pharm. La decisione di avviare la revisione in tempo reale, ha detto l'EMA, si basa sui risultati degli studi di laboratorio e i test clinici condotti sugli adulti. La revisione continuerà fino a quando non ci saranno prove sufficienti per una autorizzazione all'immissione in commercio. L'EMA non è in grado di prevedere quelle che sono le tempistiche del vaccino, ma si precisa che dovrebbe richiedere meno tempo di una normale valutazione a causa del lavoro che è stato svolto durante la revisione progressiva. L'ente poi comunicherà quando è stata presentata la domanda di autorizzazione per poi procedere all'immissione del vaccino sul mercato. Ci spostiamo ora in Campania perché sono state 11 le persone denunciate, con 5 persone per guida senza patente con recidiva nel biennio, 4 parcheggiatori abusivi e 2 stranieri sprovvisti di documenti di identità. Il tutto nell'ambito dei controlli svolti dai carabinieri di Napoli Poggio Reale e dal Reggimento Campania nelle strade del rione Luzzatti e nel complesso di edilizia popolare di via Stadera, con anche varie contravvenzioni. Infatti 5 persone sono state sanzionate perché prive del dispositivo di protezione individuale e 41 autisti indisciplinati per multe che superano la somma di 30.000 euro. Durante il servizio sono state identificate inoltre 188 persone e controllati 130 veicoli. A Caserta nuovi dati del bollettino Covid a cura come sempre dell'ASL di Terra di Lavoro. Su 3.055 tamponi processati ci sono 305 nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore si contano anche 4 deceduti per un totale di 780 da inizio del periodo pandemico. I guariti sono stati 129. Per quanto riguarda la percentuale di positività, in leggero calo rispetto a 2 giorni fa, però si è raggiunto il 10%. Il problema è che la curva del contagio continua a rimanere alta rispetto alle settimane precedenti. A Santa Maria Capua Vetere il sindaco locale Antonio Mirra ha parlato della situazione contagio sul territorio in un video rivolto alla popolazione. Lo ascoltiamo. Che ci troviamo in una situazione di doppio superamento, ma in tutte e tre le settimane, anche i dati che sono arrivati ieri sera rispetto alla settimana che va fra il 22 e il 28 febbraio, sono dei dati che prevedono un leggerissimo superamento.
L'indice di incidenza della regione Campania è di 227,81, l'incidenza di Santa Maria Capua Vetere è di 228,01, quindi neanche mezzo punto in più. Così come per la percentuale dei nuovi positivi a 7 giorni, la media regionale è dell'11,23%, la media di Santa Maria Capua Vetere è il 13,38%. Che cosa significa? Siamo stati chiari su questo già dal 15 febbraio. Che in questi casi va verificato se ci sono delle situazioni di criticità. E così noi adottammo la misura che sapete di verificare plesso per plesso nelle scuole laddove ci fossero più casi di contagio, 3, 4, 5 casi di contagio o più di 3 classi in quarantena, andando a emettere l'ordinanza che prevedeva la chiusura dei singoli plessi. Ora, questa tematica delle scuole naturalmente è superata dall'ordinanza De Luca, quindi questo inserimento in questo elenco fatto dall'ASL prevede soltanto che i sindaci debbano valutare eventuali misure. La zona rossa è una decisione che viene presa dalla Regione Campania, laddove in un territorio si crea una situazione di particolare criticità rispetto al contagio. Non siamo in questa situazione a Santa Maria Capua Vetere. Situazione Covid particolarmente delicata anche presso il comune di Grazzanese ed è stato spinto il sindaco Enrico Petrella ad adottare un nuovo provvedimento. Tra gli altri si vede che fino al 9 marzo è sospesa la fiera settimanale del mercoledì, tranne per i generi alimentari, sono chiusi tutti i cimiteri comunali, sono chiusi gli uffici comunali, tranne nei casi urgenti, previo appuntamento, divieto di stazionare nelle strade e le piazze e anche gli slarghi di natura pubblica. Le attività commerciali devono evitare nelle aree pertinenziali stazionamenti di persone oltre 3 nel raggio di 20 metri dalla porta d'ingresso dell'attività. È fatto divieto di circolazione con monopattini, biciclette e moto di ogni genere, mentre invece la circolazione a piedi per i minori è consentita soltanto se c'è la presenza di uno o entrambi i genitori. Infine, è fatto divieto di organizzare cene e pranzi in abitazioni private con il coinvolgimento di amici e parenti estranei al nucleo familiare. Chiudiamo con il calcio. Il Napoli ha pareggiato al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo, un match che è terminato 3-3 e che alla fine ha lasciato veramente pochi addetti ai lavori soddisfatti. Non lo è stato Gattuso, che al 90° minuto aveva trovato il gol del vantaggio con Insigne, non lo è De Zerbi, che ha evitato il KO al 95°, sempre sul rigore, trasformato da Caputo, ma può rimpiangere per il doppio legno colpito prima da Berardi e poi dal numero 9 prima del pareggio di Lorenzo. Le schermaglie sono iniziate fin dal fischio d'avvio del direttore di gara al 21°. Il Napoli è passato in vantaggio, ma un fuorigioco millimetrico ha annullato il gol di Insigne. Poco dopo, al 34°, il vantaggio del Sassuolo con un autogol di Maximovic. Al 38°, ha pareggiato Zielinski. Poco prima dell'intervallo, un calcio di rigore procurato da Isai e trasformato da Berardi. Nella ripresa, meglio il Sassuolo, che è arrivato prima vicino alla rete del 3-1, ma poi è arrivato il pareggio del Napoli con Di Lorenzo e si è arrivati agli ultimi minuti davvero elettrizzanti. Prima arrivato il gol del vantaggio del Napoli su calcio di rigore guadagnato da Di Lorenzo, ma quando la partita era praticamente finita, una doppia ingenuità prima di Bakayoko e poi di Manolas hanno consegnato il calcio di rigore a Caputo, che ha trasformato siglando quello che è stato il 3-3 finale. Vince invece la Casertana, che dopo la doppia sconfitta, prima con l'Avellino e poi con la Turris, nel match di ieri del Pinto ha battuto 4-0 la Virtus Francavilla. Mattatore della gara l'attaccante Luigi Cuppone, con una tripletta intervallata dal calcio di rigore di Turchetta. Pochissimi i rischi corsi dai falchetti, che hanno vinto lo scontro salvezza e si lanciano in quella che è la zona playoff. Al termine della partita, soddisfazione in conferenza per Mister Guidi e proprio l'autore della tripletta Cuppone. Li ascoltiamo.
No, penso, insomma, che la squadra, l'importante è che intanto metta in campo questo atteggiamento, questo spirito, che poi, ripeto, tantissime volte è stato fatto. Si contano sulle dita di una mano le eccezioni in negativo. Quindi oggi era importante dare una risposta a noi stessi in primis perché avevamo sbagliato tutto a Torre del Greco e quindi le parole che ho detto anche ai ragazzi, oltre a essere nuovamente orgoglioso di loro, è che questa partita qua, questa prestazione qua ci deve far capire qual è la strada da percorrere. Poi possiamo vincere, perdere o pareggiare, però sicuramente entreremo in campo con voglia, con la voglia di portare in alto la maglia che indossiamo, con lo spirito di aiutarsi l'uno con l'altro e poi la variabile risultato deve essere figlia della prestazione. Qui a Caserta mi sto trovando veramente bene, anche perché è il primo anno dove sto avendo continuato anche nel segnare. E col presidente mi trovo benissimo, è una persona stupenda e di cuore. E Cuppone voleva arrivare in doppia cifra. Oggi ho raggiunto, diciamo, il primo obiettivo che mi ero prefissato durante la stagione, però voglio continuare a far bene, voglio continuare a migliorare e voglio continuare a fare quello che stiamo facendo oggi, perché è un percorso che ce lo stiamo portando dall'inizio della stagione, era quello di fare bene partita dopo partita e speriamo di continuarlo a fare. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata.